Lascia un mi piace se quest'anno vuoi essere promosso. Buongiorno! 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 Buongiorno, prof. Buongiorno, come sono andate le vacanze? Una bomba! Sono chiusi da Mino Costa, sono mamma mia, ci variate! Bene, bene, mi fa piacere. Ma gli altri due? Gli altri due, chi? Chi? Ah, che... Facciamo l'appello, dai, facciamo l'appello, vediamo chi manca. Un attimo, l'igiene prima di tutto, aspettate. Che probabilmente qui in questa scuola non è che hanno pulito tanto bene. Io 3 anni fa il covid. Iniziamo già così. Grazie, io l'igiene è la prima cosa. Ma senta, ma scherzo, non scherziamo, voglio dire. Scherziamo. Vabbè. Io la metto in tasca, perché per rispetto vostro, perché non ce la vede, però questo qua devo fare. Ma la vedi niente, su. Ah, prof, allora, quando vuole, scusi. Cusco Mirko. Presente. Cusco Antonio. Assente. Come sempre. Prof, arriva. Amum Omar. Presente, prof. Come sempre. Come è andata la vacanza? Tutto bene? Sì, assolutamente sì, grazie. Lei, professoressa, ha passato una buona vacanza? Meravigliosa. Andiamo avanti. Classico. Lazzarato, Enrico. Sono qua. Che c'è in bocca, Lazzarato? Che c'è in bocca? Una medaglia, prof. Sono arrivato primo. Dove? In cosa? Salto i forzi parlongo, sti stati. Cosa ha detto? Non ho capito niente. Salto è lungo, volevi dire? Sui fossi, sì. Ma come sui fossi? Saltavo i fossi per lungo. E chi l'ha recuperato dopo? Chuck Norris. No, per il primo sono arrivato. Ma lei è il primo questo. Ne riparliamo dopo, dai. Busco Andrea. Presente, eccomi. Bello. Come si dice bello, sono ridito, però fa bello. Grazie. Sì, la prima cosa però, cioè, iniziato ora la scuola, tutti e tre col cappello in classe. Cioè, ma tu tieni lento, ma tu hai gli occhiali, sono dell'outfit. Ne riparleremo anche di questo più tardi. Sta facendo la pelle, dopo sta zitto. Ah, finiamo, che tanto ce ne manca uno. Sempre interrompe la prof. Maralli, Salvatore. Ma dov'è? Tra l'altro. Un altro che non c'è. Sta cercando di mangiare. Ma dove sono? Ma il primo giorno di scuola, professore. Ma qua sono già passati 10 minuti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Adamo! A posto! Ciao da Dio! Fate con calma, mi raccomando. Ciao, vai. Buongiorno a tutti, buon anno. Buon anno. Magari capodanno. Vi piace la mia nuova cartella? Personalizzata, vedo. Questa è griffata. Si accomodi. Prof, Antonio ha fatto la compra. Eccola da dove è uscita, Fusco. Cosa? La banana. Abbiamo la mamma pigliata. Abbiamo detto che non è ora di merenda. Allora, già sei arrivato 10 minuti in ritardo. Dove eravate? Fatto da il pulmanino. Che ha fatto? Tardi, cioè, in realtà lui è venuto col pulmino, io con l'asinello. Quindi si è rotto. Qual ha fatto tardi, l'asinello o il pulmino? Sia l'asinello che il pulmino. Ah, tutti e due. L'asinello che tirava il pulmino. Con un pezzo di banana. Può aspettare l'altra metà. No. Dai! Cioè io metterei già un me. No, prendi cara! Nota. La metta giù, la metta lì per favore. Come sono andate le vacanze, visto che non c'eravate all'inizio? Meglio. Bene. Io sono ancora in vacanza dal primo giorno. L'ho visto, l'abbiamo notato. È comodo, signor Cusco. Allora, prima di iniziare. Cosa c'è in quel zaino? Niente, la roba di scuola. Ma che c'hai? Dimmi, fammi vedere. Passi un foglio, Tati. E caccia, dai. Non ho aggiuntato proprio niente. Prof, guardate io ho tutto, l'ho corretto. Che bravo. Più. No! Le patatine! È il primo giorno, festa! Bene! Guarda chi ha... Cusco! Non mangio cioè, la verdura! Cioè, capisco male, ma lei almeno un po' di... E siete? Mamma mia! Viste, Aldo? Siete? Di amaro? No. Quella davanti. Iniziamo già male, iniziamo già qui meno. Partiamo con l'italiano, siete pronti? Come sono andate i compiti? Benissimo. Proviamo? Ho fatto tutto. Partiamo da te allora, visto che ti vedo bello pronto. Vai. Sicuro? Allora, Fusco, dimmi la coniugazione del verbo cuocere, però passato remoto. Sì, però. Ti do quella più semplice, dai. Sono napoletano, Metto in chiaro già le cose. Appunto, saprai cucinare. No! Dai! Troppo. Cioè, un meno alla stessa, un meno. Ma siamo già a uno, siamo secondo a meno 2. Passa mais, se rigo il verbo. Dai! Meno? Oh! Allora. Faccio io mi ispiro. Ghiaccio cuot. Che? Tu hai cuot. E gli ha cuot. Io non c'ho il cuot, riprova. Allora. Noi cuot. Io? Ghiaccio cuot. Io cossi. Io cossi. Bravo. Tu cosso.
Cosse. Uno! No. E di cosse. No. Noi cossemmo. Voi cosseste e si cossimmo. Un applauso! È calcio trattato! Dai, ti do un'altra. Guarda. Futuro semplice. Proviamo futuro con semplice. Questo. Dai, così ti posso togliere i due meno. Futuro semplice. Sta suggerendo, prof! Io al allora, bicocco. Io cuocerò futuro. Io cuocerò. Ok, tu cuocerai. Bravo. E gli cosse. E poi mangiamo. Lui no, cuocerà. Ah, lui cuocerà. Noi cuoceremmo. Giusto. Voi cuocereste e gli cosse. Un dubbio. Io ho fame. Vabbè, sono andato bene. Bravo. Un bello ciumo o merda. Peggio, pensavo peggio. Quanto, quindi, prof, quanto? Peggio. Sei, ma per miracolo. Sei. Buona bomba. Sei. Non ho mai preso allora sei. Allora è fatto, oggi si deve oggi si parte bene. Oggi mi sei arrivato in tempo, non sei arrivato ritardatario come al solito, quindi l'ho apprezzato. Professore, già sapevo. Possiamo passare sull'italiano? Siete pronti? Dai, ma l'hai già disinfettato all'inizio. Ma non è possibile questa cosa, vero? Ma mi sa che voleva prenotarsi per la domanda di italiano. Sì. Vai, Mirko, Mirko, vai, torni. Attenzione, mi mola me cattarnaggia. Allora, ti ricordi cosa c'era quest'estate da studiare in italiano? No, prof, non studiare. Però mi dispiace, ho avuto un incontro. Se ti dico la parola Dante Alighieri? Niente? No, prof. Cusco Antonio? Non ho capito, vuoi ripetere la domanda? Certo, allora, siamo a scuola, in classe, prima ora, lei in ritardo come al solito. Gambe accavallate. Stiamo facendo italiano. Sì. Gli dici qualcosa la parola Dante Alighieri? Andrea, non vedo niente però. Busco Andrea. Sì. E lo possiamo fare Andre, in bar, questa cosa? La dobbiamo fare qui? Fammi vedere pure a me. Allora. Dante, il mio pecoraro di fiducia si chiama Dante. Ma guarda un po', è di cognome Alighieri. Probabile, con la inizia il cognome. Ah, ma posso andare a mattina in bagno? Certo. Ma già, capito, ma perché mi può? È arrivato in anticipo. È arrivato in anticipo quasi, eh? Arriva con gli fa, bravo, bravo. Dante Alighieri? Chi è? È un poeta, chi sei? Cosa sai di lui? Spiegami, cosa hai fatto quest'estate? Avrei studiato, dato no? I posti per lungo. È quello, primo. L'abbiamo capito. Hai vinto almeno il primo premio? Sì, il primo. Perfetto, almeno quello. Quindi massiccio. Niente, anche lei. Dante Alighieri. So che è nato a Firenze. Ha scritto... Come si chiama? Cosa ha scritto? Antico vinaio. Passiamo la domanda al signor Fusco. Antico vinaio. Riproviamo, Fusco. Io, è già giocato sei, che ci ha fatto? Hai visto che dicevi qualcosa orecchio, vediamo cosa dicevi. Ma sto a posto, la sua più famosa commedia, qual è stata? È facile, Andrea. La voglio la sprovvista, sincero. Io mi ero più preparato un coppo verbo cossere. Ah, se vuoi possiamo tornare anche su quello. Vabbè, vediamo. Come si chiamava Maralli? Maralli, Marrali, due R e una L. Si vede che è scritto sbagliato. È sempre lo stesso l'anno scorso. Vabbè, ma è sempre uguale, no? Vai. Chi? Dante, da te. Qual era la sua commedia? La commedia, più bella. I promessi. No, i promessi antico vinaio. Marrali, siamo già a due meno. Calma, quanti meno? So, c'è una collezione. Però meno per meno fa più. Oh, meno per meno per meno fa più. Passiamo a matematica. Passiamo a matematica, si è offerto. Per me si è offerto. Alla lavanda. Si è offerto, vieni. Vai! Vai! Questa è la tua materia preferita, no? Certo. Dai. È tornato come la mum, prof. Ti vedo in forma, Marrali. Fatta dieta. Pensa prima. Bravo, fatto bene. Allora, disegnami un cubo in 3D. Un cubo in 3D? Sì. Dati però, fai vedere anche la classe. Fai vedere la classe. Ti piace sto cubo? Di mondezza che hai fatto. Ma perché mi sono i trattini? Ma scusami, il cubo 3D, tu lo vedi in questa maniera? È in 3D, no? Aspetta, lo provo a fare. Ma è un cubo prima di tutto? Sì, sì. Cubo 3D, scrivi 3D, così è perfetto. Bravo, professore, che sta cabulito. Dai, o pangarreco 3D. No, un culo in 3D. Ragazzi, integrale pure, guarda, integrale. Mi arrendo. Integrale. Cosa? Integrale. Ho dimenticato la G, scusate. Anche la professoressa stella ha dimenticato. Passiamo per favore a un'equazione che è forse meglio. Perché il cubo qua è tutto tranne con un cubo in 3D. Ti do un esempio di equazione, tu dovrai risolverla, ok? Che ci vuole? Scrivi 10. No, non devi scrivere la parola scrivi. Ah, detto scrivi. Marrali. Scrivi in piccolo perché è abbastanza lungo. Ok, 10. 10. Ok. Aperta parentesi. Aperta parentesi. X. Mitz. Cosa ci deve entrare dentro con la parentesi? X. No, un X solo più. Ma di come XXX. No! 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 X. Più uno.
1. Più. Tornata la ce la facciamo. Uno. Chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Uguale. Dai, è facile, è facile. 4. 4. Numero. Una volta che l'hai scritto, aperta parentesi. X. Queste parentesi, veramente. Più 7. Chiusa parentesi. Vado più veloce, ce la fai? Più 6. Ok, vai. Ah, è finita? Tutto tuo il palcoscenico, vai. Allora, è facile. Dai, è facile, dai, è facile, dai. Allora, dico allora se mi fai questa, ti tolgo tutti meno. Ci provo. Mi sa che si raddoppiano. Non stiamo a fare balletto, dai. Devo concentrare. Qualcuno... Passa. Certo, vai. Dai, è sempre facile. Ma io stavo pensando. Vai, devo fare la pulmetta. Appostia. Allora, qua viene 10x più 10 uguale 4x. C'è. 7 per 4, 28. Ma non è calo nelle più 6. Vedete? Perché non prendete esempio da lui? Ma fatta fa. E quindi si chiama esempio a Easy. Dovresti dare lezioni private ai tuoi compagni. Sì, sì, sì. Quanto prendi? Grazie, prof, però prima mettiamo di qua. 34 meno 10 fa 24. Qui resta 6x uguale 24. E quindi x uguale 24 sesti. E quindi x uguale a 4, prof. Facile, tutto. Amon, c'è un piccolo errore. Prova a riguardare. Andrea, festeggiamo! Vai! Prof, ma questo è più 6 o più 6x? Più 6. Ok. Guarda la terza riga. Meno. Cos'hai scritto alla terza riga? Puoi ripetermelo a voce alta? 10x meno 4x. Uguale a? Uguale. Io lo so fare! 34 meno 10, 24. Allora, la terza riga dovrebbe essere 10x più 10 uguale a 4x più 34. Esatto. La riga sotto, 6x. Esatto. Uguale a? 24. Sotto x uguale 24 sesti che uguale x uguale a 4. Bravo, volevo vedere se eri attento. Azza! L'avete visto? Cosa stai facendo? Grazie, prof. Bravo, volevo vedere se eri abbastanza sicuro di quello che avevi scritto. Sempre sicuro, con i suoi insegnamenti. Bravo. Potrei solo che essere dieci, sicuro. Oggi, eh? Grazie, prof. Vai a casa così. Delusione oggi. Delusione. Punto me lo prendo, ho scritto io la base. Allora, però vorrei dare comunque un aiuto all'azzarato. Che oggi lo vedo un po' spento, tutto bene Lazzarotto? Con la collana pesa troppo. Allora, domanda per lei. Primo. Dizionario. Sai dirmi dalla parola del dizionario equazione? Cioè proprio descrivermela a sostantivo femminile e tutto il resto? Può ripetere la consegna dell'esercizio, non ho capito niente. La consegna? Sì. Vabbè, la definizione di equazione. Vuoi un aiuto dai tuoi compagni? Ma vai a tutti chi è. Cusco Antonio, vuoi aiutarlo? Ah, vai, meglio, vai. Quanto? Prof! C'è Omar Amum! 10 ha preso! Gli ha dato solo un aiuto! Incoraggiamento! L'ha tirato su, esatto! L'equazione! Oh! Sam visse! Musco! No, prof, non ho fatto niente! Secondo me. L'ha serato! Dovrebbe essere. A me, io l'anno scorso, per molto meno, per aver buttato un tavolo fuori dalla finestra, cioè proprio... Io prego una cosa, equazione, significa che a me c'è guardata una femmina. Posso andare in bagno a cambiarmi? Direi. Rimando qua, ti mi sciopo. Poi riparliamo del suo comportamento. Sai cosa? Lui è andato già in bagno, tu vieni con me dalla presidente. Dalla preside! Allora, vado dalla preside. Devo dire, il vostro comportamento che non è proprio idoneo. Tu Fusco, la lavagna, occhio a tutto. Cerco di farlo bene proprio, Mo facili bravo, perché veramente faccio sorprendere a tutto quanto. Silenzio. Ma che fa? Magicamente. Ti sta zitto. Che fa? Shh. Che devi fare? Fate silenzio, altrimenti vi faccio mettere la nota a tutto quanto. Mister! Aiuto, fa poco bravo, perché sennò ti chiamano pacchere. Mister, mister, meno. Vi ricapa? Fuse. Ma più sopata, dove meno. Andiamo a posto, vai a posto. Io sono il fratello più grande. Io sono il fratello più grande, va a posto. Omar, faccio mettere un più. Ovviamente. Giovanni! Ma si
pazzo! Papà, io ho il banco un poco sporco, perché è arrivato sporco già quando sono... Un po' con la pezza, un po' posso parlare anch'io? Va bene. Ma Giovanni, tutto a posto. Allora, già l'anno scorso questa classe era a porcire. Beh. Quest'anno abbiamo sorpassato ogni limite. Osce, ma che te papà a fare? Che te papà a fare a scuola? Dove vuoi usare? Mi pagano per pulire, non per pulire le vostre schifezze. Guarda là sotto. Pulire dai. In generale, la polvere. Questa non è ragione, polvere. Hai ragione, Giovanni. Questa è sembra una famosa città. Vabbè, Giovanni. No, fagli rispetto, Giovanni. No. Portami dritto le adori, Giovanni. Aspetta, che questo mi serve per il sudore, non è per pulire. Che schifo. Era un po' bagliato, Mirko. Fusco, la prossima volta fatti gli affari tuoi. Allora, ho già. No, no, ciao. Ciao, posso dire una cosa? Hai preso 6 lauree, ma perché fai ancora il bidello? Perché ogni lavoro non è la mia altezza. Ho già, non ci sono. Ah! Ah, cacchio! Ho già. Ti posso lasciare dagli alloggi? Sì, sì. Oh, ma è bello, mamma mia. Ma che chi? Ah, ma Fusco, state? Vuoi tornare a scuola a casa? Non sai che te tengo in dopo. Ah ragazzi, ma la lezione qua che la tiene? Professorello, vai! Oh, Giovanni! Però mi scusi, professoressa, quando si allontana dall'aula mi avvisi? Perché io ero al primo piano, qua siamo al quarto, sentivo degli schiamazzi. Giovanni, lo sai che con questa classe sono... Ma lei è nuova? Sì, ma ci siamo visti sul corridoio prima, sono sul corridoio? Beh... Giovanni. Allora. Grande Giovanni, grande! Ah, Giovanni! Uno! Mi spendrate, Giovanni! Prof! No, prof, comunque tutti meno sono combattati malissimo, tutti quanti. Ma chi sono? Oh, tutti quanti! Mamma! Mamma! Adrino! Non ci sono segnato io! E inoltre, la Zarato è stato tutto il tempo fuori. E per forza, si sta pulendo, poverino. Vabbè, che cosa da fare? La doccia? Ma proprio dov'è? Posso andare in bagno? Lo vado a chiamare. Vai a prenderlo, grazie. Vai! No, prof, ho preso la bolletta, ha segnato l'Atalanta. Dove eravamo? Gli altri due, però. Se ne vuoi a bere il caffè, noi stavamo pareando un po' con Don Giovanni. Dopo dovete andare in presidenza, eh? Ma perché? Ma voi io. Dobbiamo andare per in presidenza, che... quindi ci dobbiamo fare bene. Per il casino che avete fatto, Fusco. No, che schifo. No, questo non l'ammetto. Senza le scarpe, con cos'era, un sacchetto l'ammetto, personalizzato, le patatine. Oh, guardate che stai portando, vai giù. Eccomi, sono tornato. Voglio andare chi è? Ma l'ho preso? È il numero uno. L'avevo lasciato lì quest'estate. Ma siamo a scuola! Vai al bagno. Fammelo provare. Buono, senti che buono. Ma si mette anche lei, signor Alla Germania. Possiamo tornare Ma si può fumare in classe? In classe. Ti sembra? Almeno mettilo a terra, almeno. Lo metto a terra, dai, va bene. C'è una multa fino a 600 euro per... Lo sai, sta bene? Dopo comunque deve andare anche lei in presidenza, anche se sta bene. Oh! Oh! Ma si è affamitato! Non sta bene, secondo me. Henry. A posto. No! Oh, oddio! Chiamiamo il 118, aspettate, ma che schifo. Tutto a posto, Enrico? È peso della medaglia, forse. I fossi, l'emozione. Ma che si per senti? Chi ha? A posto. E quindi sarà pronto Pianto. Per la prossima domanda? Sì. Di cosa parliamo? Deve venire qui prima di tutto. Vai, Enrico! Ah, ma è tornato subito in forma, vedo. Saltavo i fossi per lungo. Stati di gioia, eh? Mi deve semplicemente disegnare l'apparato genitale femminile. Ah! Molto semplice. Ah! Ma l'hai mai visto, Enrico Lazzarato? Ti vuoi detti sicuramente. Fusco, lei oggi è tremendo. Prof, ma lei fa le È tremendo per... oggi. Cos'è, mal di cocca? No! Pare via, Mino Cossus. Tu sapeva? Che è un 2 garantito. Anzi, se però... ci metti meno, forse ti metto 3. Ma l'ho disegnato, prova. Però, professoressa, teoria e pratica nello stesso momento è difficile. Io ti sto solo il disegno, Cusco, Antonio. Lei mi sembra più bravo, vuole venire a farmi vedere. Vai, Anto, facci vedere! Io non so Anto! Disegnare, io non so. Vai, Anto! Facci vedere! Le parti interne, almeno. Le parti interne, Anto. Non ci sono mai arrivate. Fusco, adesso glielo insegno io. Oh! Allora! Allora, qua bisognerebbe aprirla, quindi... Ma come la apri, Fusco? La deve fare piano, tempo, con delicatezza, disegnala. Anto, strofina, strofina! Amore. No! No, per cancellare, rifarla meglio, intendevo, prof! Io non so più cosa fare con voi, ragazzi. No, proprio Anto, basta! Si bagna la lavagna. La campanella! Vai! Adios, professore! Ciao! A domani! Comunque, prof...
se mi può dare qualche ripetizione, non so proprio bene come. Vada, signor. A domani, prof. Salve. Fino alla fine, chi stiamo già qua. Quanto? Mamma mia, sti Elitz, come li chiamano lì sui social dove lavorano loro, cioè. Maleducati, io voglio cambiare scuola, adesso vado al prossimo bando e mi bandisco da solo. Ciao a tutti, buona visione, guardate questo video, io resto qua a pulire, ciao.